Per poter arrivare col sonno, vi consigliamo di impostare sul vostro navigatore Via Brianza, vi porterà direttamente alla parte alta di Consonno, perché avevamo provato a fare Via per Consonno ed entrambe le strade ad un certo punto sono chiuse, solo che Via per Consonno è in salita e ha parecchi tornanti, e farlo a piedi, magari se avete anche dell'attrezzatura al vostro seguito, diventa veramente impegnativo. Facendo invece via Brianza dovete sempre fare un tratto di strada a piedi, però diciamo che all'andata è in discesa, quindi anche l'entusiasmo che vi spingerà ad andare a vedere questa magnifica città abbandonata farà sì che la fatica si sentirà meno. Comunque, una volta arrivati in via Brianza troverete la sbarra dove vi impedirà di proseguire, parcheggiate lì tranquillamente la macchina a bordo strada e proseguite più. Vi troverete in minareto sulla vostra sinistra. Dopodiché, proseguendo su questa strada, entrerete nella città e avrete modo di poter visitare tutte le bellezze che questa città, almeno a parere nostro, può ancora regalarvi. Ciao ragazzi, benvenuti in nuovo video Tutto Tech Zona Esplorazione. Oggi dove vi abbiamo portato? Siamo a Consonno, frazione di Olginate, provincia di Lecco. Per chi segue il canale da un po' avrà già visto che eravamo già venuti precedentemente qui a Consonno. Marco è la prima volta che ci viene e devo dire che sembra abbastanza impressionato dalla bellezza del posto. Ma oltre alla bellezza naturalistica, siamo venuti qui perché è una città abbandonata completamente. Il conte Mario Bagno nel 1962 acquistò Consonno per 22 milioni e mezzo di lire. Cominciò immediatamente a costruire la strada che portava a Consonno, dopodiché una serie di edifici e il suo sogno di città dei balocchi cominciò a prendere forma. Al piano terra c'erano i negozi, mentre al primo e al secondo piano c'erano degli appartamenti da 70 metri quadri l'uno. Nel 1967 una prima frana distrusse la strada che portava a Consonno. Il conte riparò immediatamente e molto velocemente i danni, ma nel 75 una seconda frana distrusse la stessa via, decretando la fine della città dei balocchi. Nell'81 il conte provò a sistemare nuovamente la strada, a rilanciare la località, ma ormai i turisti non avevano più attrattiva per quel posto. Il colpo di grazia arrivò nel 2007 con un rave che durò 3 giorni e che distrusse definitivamente quella città, imbrattandola con dei graffiti e distruggendo il luogo. Questo è tutto ciò che rimane del sogno del conte Mario Bagno. Ora siamo nella zona degli appartamenti. Andiamo a vederli insieme. Ci troviamo appunto in uno degli appartamenti, forse uno dei più belli, viste anche le Le finiture che ci ceramiche, sono le per finiture terra. presenti, e questo è stato un po' il sogno del conte, che però purtroppo non è che poi sia durato più di tanto, perché già nel 1966 una frana distrusse la strada che portava a questo paese.